amici di Vino di Vino, oggi un tutorial dedicato tutto per gli amanti delle crescite miracolose dai semi della frutta. Abbiamo preso un mango e dal mango abbiamo fatto nascere una bellissima piantina che arrederà con gusto la nostra casa e poi chissà anche il nostro giardino, dandoci dei frutti squisiti e gustosi. Seguiteci su Instagram, seguiteci su Facebook, mettete un mi piace qui sotto, iscrivetevi al canale YouTube e ci vediamo subito con il nostro tutorial su come far crescere un mango. Ciao! Tutto ciò che ci occorre per realizzare una vera piantina di mango è il mango. Innanzitutto noi dobbiamo partire dalla materia prima, che è questo mango. Per orientarvi nell'acquisto dovete acquistare un mango, qualsiasi tipo di mango, l'importante è che sia leggermente maturo. Se non lo trovate maturo, aspettate qualche giorno che il mango maturi da sé. E questa è la gradazione cromatica esatta per poter giudicare se il mango è maturo. Vedete, deve avere le striature, diciamo, rossastre. Poi ci occorrerà per l'esperimento un tovagliolo di carta, tutti quanti ce l'hanno in casa, uno spruzzino, ma non è fondamentale, e un contenitore di plastica tipo quello, oppure potete riciclare le vaschette del supermercato. Chiaramente per tagliare il mango ci serve un coltello ben affilato, ma partiamo subito con la realizzazione della nostra piantina di mango. La prima cosa che faremo è estrarre il seme del mango. Per estrarre il seme del mango dobbiamo fare questo grande sacrificio di mangiarci questo gustosissimo frutto, quindi non andrà sprecato nulla, anzi. Per aprire il mango bisogna tagliarlo longitudinalmente dove c'è questo peduncolo, vedete? Quindi, perché il seme è piatto, assomiglia un po' a una cozza per intenderci. Quindi andiamo a tagliare. Se trovate il seme spostate leggermente il coltello e questa è la prima fetta del mango. Tagliamo la seconda, più o meno così. Eccola qua. Vedete? Qui all'interno di questa metà, della parte centrale, si troverà il seme. Questo mango lo potete scavare con un cucchiaio, fare un disegnino come vi ho fatto vedere negli altri video e potete mangiarlo. A questo punto dobbiamo liberare il seme dalla polpa ed è abbastanza semplice perché basta seguire la forma del seme. Chiaramente questa polpa l'andremo anche a mangiare. È abbastanza maturo, quindi sarà gustosissimo. Quindi liberiamo il seme dalla polpa, vedete? Inizia ad emergere il seme che si trova qui all'interno della polpa. Adesso vi accelero il filmato. Adesso viene la parte un po' più complicata, perché è un po' difficile estrarre il seme del mango. Utilizzeremo dei tovaglioli innanzitutto per asciugare il mango, perché la polpa è molto scivolosa e rischiate di farvi male. Mi raccomando, questa è un'operazione abbastanza complessa. Se non siete pratici, fatevi aiutare o indossate dei guanti protettivi, perché ci si può tagliare e io tante volte sono arrivato vicino, anzi vicinissimo, a tagliarmi. Quindi asciughiamo un po' la polpa del mango. A questo punto dobbiamo immaginare che il seme del mango sia una vera e propria cozza, perché all'interno ha un guscio e all'interno c'è il frutto, come avviene nelle cozze. Solitamente io mantengo il mango con un tovagliolo perché è molto scivoloso, lo apro da questo lato qui, quindi questo è il seme, lo apro da questo lato qui, vedete? Inizio a scavare con un coltello seghettato finché non si apre una specie di buchetto, vedete? E intravedo, ecco, un po' di forza, intravedo, vedete, il seme,
all'interno, questa parte più scura, spero che si veda. Quindi senza, mi raccomando, perché il seme è molto delicato, non dobbiamo andarlo ad intaccare. Una volta che avrò fatto questo buco, inserisco le dita, non il coltello, ecco, vedete come scivola, inserisco le dita, non il coltello, perché rovinerei il seme, e cerco di fare forza aprendo il seme in questa maniera qua. Eccolo qua, un po' di forza, fatevi aiutare, scavate ancora se non riuscite. Eccolo qui, ci siamo quasi riusciti, vedete? Adesso apriamo e liberiamo il seme dal suo guscio, e questo è il seme del mango. Guardate che bello. È arrivato il momento di mettere il mango a dimora. Da questa parte del mango uscirà la radice che poi produrrà la foglia della pianta. Quindi prendiamo un tovagliolo di carta, lo richiudiamo su se stesso due volte, in questa maniera qua, a fazzoletto, e utilizzeremo il nostro spruzzino per bagnarlo. Vedete? Uno e due. Quando sarà ben inumidito, trasferiremo il mango nel contenitore di plastica in maniera tale da creare una vera e propria serretta che servirà a far germogliare il seme del mango. Quindi ci vediamo tra qualche settimana, serviranno circa 2 settimane, non vi scoraggiate perché dipende da tanti fattori come il clima, l'umidità, il periodo in cui volete far germogliare il vostro mango. Chiaramente nei periodi più caldi sarà più facile. Dopo qualche giorno il mango si presenterà così, vedete, lo apriamo, non vi preoccupate, ogni 3-4 giorni andremo a sostituire la carta, vedete? Il peduncolo, la radice, inizia ad emergere, quindi vuol dire che il mango sta germogliando, ve lo faccio vedere meglio, più da vicino, eccolo qua, vediamo se la... eccolo qua, perfetto. Quindi continuate questa operazione cambiando il vostro foglio di carta, lo avvolgiamo sempre nella carta, lo bagniamo e continuiamo a farlo crescere. Ecco, vedete, io ho realizzato una vera e propria serretta con vari semi di mango che nel frattempo avranno perso anche la loro pellicina. Non vi preoccupate, è un aspetto del tutto naturale, vedete, sono diventati bianchi. Adesso vi faccio vedere, questo all'incirca dopo 2 settimane è il risultato. La radice si sta, vedete, si allunga, e come in questo caso alcuni mango si apriranno, ma non vi preoccupate, è assolutamente normale. E come in questo caso, vedete, abbiamo già una piccola crescita della parte fogliare, vedete, anche qui si nota leggermente meglio una crescita, vedete? A questo punto continueremo a tenere i nostri mango, nel semi di mango, nell'acqua, cambiandola ogni 2 giorni circa, perché diventerà scura, e quindi noi la sostituiremo con dell'acqua pulita e aspetteremo che emerga, diciamo, la prima foglia del germoglio per poter poi trasferire il tutto nel terreno in un vaso. Quindi aspettiamo ancora qualche settimana. Trascorsi circa 14 giorni vi faccio vedere le evoluzioni dei nostri semi di mango. Innanzitutto hanno cambiato colore, adesso tendono dal giallo a diventare più verdi. Poi in alcuni casi, come potete vedere in questo caso, oltre a spuntare una radice, sta uscendo anche un germoglietto.
Eccolo qua, lo vedete? Spero che riusciate a vederlo bene. È il germoglio dal quale la pianta prenderà vita. E questa è la radice, ve la faccio vedere, guardate che bella, se lo zoom permette. Eccola qua, che meraviglia. Quindi è arrivato il momento di mettere in terra il nostro mango. Abbiamo preparato un terriccio universale, ve lo faccio vedere, a base di terriccio universale, e abbiamo messo anche della posa del caffè. Quindi l'abbiamo mischiati per bene, inutile farvi vedere, vi faccio vedere in tutti i miei video. Prendiamo un tovagliolo di carta e lo mettiamo sul fondo del nostro vaso per evitare che il terreno fuoriesca. A questo punto prendiamo il terriccio ammorbidito e andremo a riempire il vaso. Eccolo qua. Andremo ad appoggiare il mango, seme nel mango, dalla parte della radice. Quindi la radice deve stare verso il basso. Lo ricopriamo poco, deve rimanere comunque visibile il seme e anche chiaramente la radice. Eccolo qua. Andremo a bagnarlo con uno spruzzino abbondantemente, mi raccomando. Dopodiché lo ricopriremo, soprattutto se il clima non permette, per creare un microclima, lo ricopriremo con una busta di plastica, possibilmente trasparente, che andremo a fermare con un elastico. Lo mettiamo dall'altro lato. Eccolo qua. Per creare appunto questo effetto microclima. Posizioneremo il mango all'esterno della nostra abitazione. Se siamo in primavera, siamo in inverno, lo terremo all'interno oppure in una serretta. Quindi vedremo quale sarà il risultato. Questo è il nostro mango. Vedete, ha fatto queste foglie di questo marroncino bellissimo. Ne sta facendo tante altre. La pianta è viva, sana e vegeta. Mi raccomando, tenetela al sole, non una luce troppo diretta, non troppo caldo, e ricordatevi, come ho fatto oggi, di bagnarla spesso con uno spruzzino, perché ama molto l'umidità. Aspettiamo che cresca un altro po' e la andiamo a piantare in un vaso più grande oppure nella terra viva. Dopo qualche mese il risultato è questo. Come potete vedere, le piantine di mango si stanno sviluppando abbastanza bene, ne abbiamo 3 per l'occasione, e questo è il momento di travasarle in un vaso più grande con del terreno possibilmente più morbido, perché questo si è un po' leggermente seccato e impoverito. Quindi le andremo a travasare, e se viviamo in una zona con un clima medio temperato, possiamo lasciarle all'aperto fino a tardo autunno. Invece, se viviamo in una zona a clima freddo, prendiamo le piantine e le spostiamo in casa. Sono delle piantine davvero deliziose e carine, si possono, fanno da complemento d'arredo. Adesso vi faccio vedere un piccolo esempio. Eccola qua, vedete, noi abbiamo preso la nostra piantina di mango, l'abbiamo messa in questo, vedete, l'abbiamo messa in questo vaso in bambù molto carino, e lo appenderemo in casa e lo cureremo tutto l'inverno. Poi in primavera siamo pronti ad uscirle, a metterle fuori, finché le piantine non saranno alte circa 1,5 metri, è l'altezza ideale che li permette di sopportare anche il freddo invernale, chiaramente non in climi troppo rigidi. Non uscirà mai il mango, e poi siamo pronti per la crescita, per vedere i nostri frutti finalmente realizzarsi, come nel caso dell'avocado. Vedete, questa pianta ha raggiunto quasi il metro di altezza ed è veramente bella. Se vi è piaciuto il nostro tutorial, mettete mi piace, iscrivetevi al canale YouTube Divino Divino, e mi raccomando, ci vediamo alla prossima puntata.